Cioè Davide. Emanuele, Dio con noi, attesa dei popoli, popoli e loro il liberatore, vieni a salvarci con la tua presenza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria, ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Parola del Signore. Draghi viernici, cari fedeli, spesso nella società o su certi siti internet o su stati Facebook si scrive per qualcuno che un certo è un grande uomo, una grande donna. Non so se avete sentito parlando con qualcuno o in qualche discussione quando vi dicono: «Tu sai chi sono io?» Con questo desidera dirci quanto è grande questa persona. Qui dobbiamo domandarci: chi ha un bisogno così grande dire per se stesso che qualcuno o qualcosa, o dire per qualcuno o quell'altro è un grande uomo? Nessun altro, ma solo un uomo incerto, insicuro, che ha bisogno delle cose esteriori, riconoscimento di qualcuno che lo sostenga in questa sua grandezza. Fratelli e sorelle, quando noi diciamo per qualcuno che è grande o che vale qualcosa, allora sottolineiamo quanto è grande. Piccolo questo uomo, quanto incerto. Colui che è veramente grande e che vale qualcosa non ha bisogno di nostri riconoscimenti, non ha bisogno di sottolineare la propria grandezza, perché le opere di una tale persona parlano per se stesse. Mozart rimane sempre Mozart, qualsiasi cosa gente pensi di lui. Lui ha lasciato le opere numerose. Un Einstein è sempre Einstein, e a lui i nostri riconoscimenti umani non significano nulla, ma ciò che ha fatto per la scienza dice tutto. Una Madre Teresa di Calcutta è una sola. A lei non servono riconoscimenti umani. Ciò che lei ha fatto, che ha lasciato alle sue spalle, dice tutto per lei. Da questo proviene che alle persone grandi non ci vogliono riconoscimenti,
né stati sui siti, nei giornali, non riconoscimenti particolari. La loro grandezza è nella loro umiltà. E Dio buono con queste cose, a queste cose, si serve di queste cose, persone piccole per realizzare il suo progetto di salvezza per ogni uomo. Fratelli e sorelle, Dio non sceglie mai conosciuti, le persone riconosciute, famose. Quelle persone di solito si occupano di se stesse, si fidano dei sistemi organizzati, sono convinti nelle loro capacità. Dio offre la propria salvezza in periferia, in silenzio, senza rumori. Offre tramite le persone le quali con le loro capacità non sono in grado fare quello che Dio vuole da loro. Dio lo fa con le persone che credono nella sua grazia, che sanno appoggiarsi a Dio e che hanno imparato secondo la grazia di Dio. Sono le persone che sono grate a Dio, che sono stati scelti proprio loro come mezzi di salvezza per gli altri. Proprio tali persone sono descritte nel Vangelo d'oggi e sono Giovanni il Battista e i suoi genitori, Zaccaria e Santa Elisabetta. Dio buono ha scelto Giovanni il Battista affinché prepari la via per la venuta del suo figlio e di invitare gli uomini alla conversione. E lui ha preparato questa via con la predicazione nel Giordano, chiamando la gente, invitandoli alla conversione, di far penitenza. Come diceva lui, ormai era vicino il regno dei cieli e veramente la folla veniva per ascoltarlo e lui dava a tutti l'ammonizione, il consiglio. Ad alcuni rivolgeva anche l'ammonizione per i loro peccati. Lui aveva una vita santa di penitenza, predicava con ardore e questo ci fa comprendere che la gente ha pensato che lui fosse il Messia promesso, Messia che noi aspettiamo. Allora Giovanni il Battista mostrò la sua grandezza perché ha visto cos'è la volontà di Dio e dice: io non sono Cristo, io sono la voce che grida nel deserto, la voce che dice: preparate la via al Signore. Io vi battezzo con l'acqua e Gesù Cristo vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Cari fedeli, dalla vita di Giovanni il Battista ci sono tante cose che possiamo implementare nella nostra vita e possiamo imparare da lui, imitare da lui. In modo particolare, in questo tempo prima di Natale, ci sono due cose che ciascuno di noi può veramente fare. La prima cosa è la sua lotta senza compromessi, lotta per la purezza della fede, lotta contro l'ipocrisia che tutt'oggi è presente e anche tra di noi fedeli. Nel tempo di Giovanni, tra i giudei c'era una setta, una sequela che si chiamava farisei. Erano gente molto devota che cercavano fino all'ultimo vivere ogni precetto della legge di Dio, vivere i comandamenti di Mosè, e c'erano più di 600. Questo erano comandamenti o divieti o leggi. Ma San Giovanni il Battista e poi Gesù stesso spesso
rimproveravano i farisei e si opponevano a loro. Li rimproverava perché loro credevano che con le loro preghiere, le loro devozioni, i loro voti avrebbero potuto in un certo modo comprare Dio, in modo che Dio sia in debito con loro e di compiere tutto quello che loro avrebbero chiesto da loro. Si consideravano giusti, puri, e tutti gli altri, e soprattutto i peccatori pubblici, credevano che dovevano essere distrutti, sterminati. Giovanni il Battista anche oggi direbbe a noi che va bene essere devoto, va bene essere un credente, andare tutte le domeniche a messa, pregare, vivere i comandamenti di Dio e della Chiesa, è buono fare i voti, digiunare, andare in pellegrinaggio, ma cari fratelli e sorelle, noi l'esame della nostra fede, della nostra fedeltà a Dio, non lo facciamo qui in chiesa, ma quando usciamo dalla chiesa, allora lì mostriamo se siamo veramente credenti o non lo siamo. Nella chiesa la fede professiamo con le labbra, ma fuori con la nostra vita. Nella chiesa, professiamo il Signore con le labbra, ma nella famiglia, nel posto di lavoro, nella chiesa, facciamo l'altro. O facciamo il contrario di ciò che diciamo, che crediamo. Come questi farisei, non siamo sinceri, siamo ipocriti. Un'altra cosa che si impone è l'esperienza del deserto che aveva Giovanni il Battista. Tutti sapete che il deserto è un luogo deserto, un luogo dove la vita è scarsa, dove un litro d'acqua vale più di tutti i tesori del mondo. Questo è anche un luogo deserto dove non c'è nessuno, ma il deserto è il luogo dove l'uomo è rivolto a se stesso e dove può sentire la voce di Dio. Perciò, seguendo l'esempio di Giovanni il Battista, è bene ritirarsi nel silenzio da questo mondo e nella solitudine sentire la voce di Dio. Non dobbiamo dimenticare che tutte le cose grandi iniziano nel deserto. Gesù Cristo, prima di un'opera pubblica, va nel deserto per prepararsi. L'esperienza di Giovanni il Battista ci aiuti ad aprirsi alla grazia di Dio ed essere la mano prolungata in questo mondo attraverso la quale Dio buono potrà realizzare la sua salvezza, cioè la salvezza dell'umanità intera. Dio ci aiuti che sia così. Amen. Quando è nato Giovanni il Battista, gli amici della sua famiglia l'hanno vissuto come il segno della bontà di Dio e erano felici. Il suo padre benediceva Dio. A causa della nascita di Giovanni e di Gesù, noi siamo felici e gioiosi e rivolgiamo la nostra preghiera con gratitudine. Signore, dona a tutte le madri del mondo di poter avere i figli, preghiamo. A che tutti i genitori ti siano grati per i figli come Maria e Elisabetta, preghiamo. A che tutti gli uomini del mondo conoscano tuo figlio Gesù, attraverso il quale siamo diventati figli di Dio, preghiamo.
Uccini sve crescia. Ma che tutti i cristiani siano portavoci della gioia celeste perché hanno conosciuto Cristo Salvatore, preghiamo. Dai. Fa, Signore, che la Tua mano sia con tutti noi nella vita quotidiana, preghiamo. Grazie, Signore, per tutti i segni dell'amore verso di noi. Accetta e accogli le nostre preghiere e fa che siamo sempre gioiosi per la Tua amicizia, per Cristo nostro Signore. Amen.